artista, un cantante, un autore, un musicista che continua a mancarci. È Pino Mango. Ascoltatelo. Lei verrà. Secondo passaggio, Elio Cipri, buongiorno. Buongiorno. L'uomo non che l'ha scoperto, attenzione, no, ma che lo ha accompagnato. Accompagnato, sì, è stato il mio fiore all'occhiello. Pino è questa voce che ti faceva rimanere... La prima volta che l'hai sentito? Era il 1978, credo che... Lui è arrivato da noi da un, credo, un disastro discografico di una precedente casa. È arrivato da noi, e lì allora c'era un direttore artistico che si chiamava Arnaldo Morosi, che lo prese in cura, io ero sempre a capo della promozione. Tu avevi subito capito la potenzialità di quest'uomo? Sì, no, non c'era dubbio, c'è una voce come quella, come si faceva a non capire? Cioè, bisognava essere un po' ottusi, forse dall'altra parte sono stati ottusi, perché da noi, come è arrivato, con un po' di tempo, lavoro, amore. Che testa aveva Pino? Capoccione, Era un capoccione, sì, sì. Era un carattere molto forte, molto forte. Abbiamo avuto tanti scontri violenti, verbali, lui no? Lui era, ma insomma, un tipo sicuro di sé, sì, tanto da quasi dire io sono questo o mi accettate così? Ma sì, perché era convinto di questa grande potenzialità che aveva, che era questa voce. Cioè, non è che in quegli anni lì c'erano tante voci così, forse oggi ci sono tanti ragazzi bravi, ma allora non era difficile scovarli. Pino ha avuto il successo intanto per le grandi canzoni che ha scritto. E diciamolo, perché poi bellissima questa foto, forse c'è più familiare l'ultimo Mango, sì, in un certo senso. Però avete anche visto com'era, insomma, uno deve essere sicuro di sé anche per presentarsi con i capelli lunghi, per dare, come dire, per non dare una definizione certa del proprio io. E questa cosa era piaciuta e non piaciuta, vero? No, io ho avuto grandi difficoltà proprio per il look che aveva Pino. A un certo punto si è messo pure la cresta, no? In quegli anni, esatto, lì era abbastanza difficile promuovere un personaggio, certo, così, soprattutto in televisione. Però insomma, la tenacia, la forza, le canzoni, un po', un pizzico di bravura anche dell'Angelo Custode, lo possiamo degli dire Angeli oggi? Custodi, perché con me c'era anche un gruppo di lavoro di ragazzi fortissimi. Questa idea dell'Angelo Custode è molto particolare. L'hai detto tu. No, è la verità, perché ci fa capire anche, posso dire una cosa, che c'è anche la vostra fatica, sì, nel cercare di mediare tra quello che è l'io artistico, il temperamento, il talento di questi grandi artisti da una parte e dall'altro quelle che sono le leggi del mercato, le leggi della televisione, eccetera. Nel caso di Pino Mango,
Voi avete fatto tanto. Quando dico voi parlo di te, parlo di Mara Maione. Mara. Perché me sa che Mara. A un certo punto Mara ho dovuto usare tosta. Anche le maniere forti. Mara arrivò in, credo all'inizio '83, non mi ricordo. Cioè, ma quando è arrivata Mara è cambiato un po' tutto il sistema, anche perché lei era una donna troppo forte. Lei è quella che noi conosciamo, insomma, è così. E io mi sono trovato tanto, tanto bene con Mara. Ci ho litigato tanto, perché... cioè, non si può non litigare con Mara. Signora Maionchi, io spero di poterla io avere credo che Mara lo un sa. Giorno di questi. Le lancio un invito. Ci siamo voluti tanto bene, ci vogliamo bene ancora più. Se vuoi ti racconto un episodio divertente tra noi, Mara e Pino. E devi raccontarci. Allora, era un festival di Sanremo... era il novembre di un festival precedente che era quello di Lei Verrà, quindi vi state preparando a Lei Verrà a Sanremo. Pino arriva insieme al fratello Armando in ufficio e ci porta due canzoni da scegliere. Una si chiamava Lei Verrà, era un altro brano che non ricordo. Mara sente Lei Verrà, ma lei l'aveva già scoperto questo brano e tutto. A un certo punto Pino si incaponisce e dice: io voglio cantare questa a Sanremo. E lei fa: no, questo non è il brano che va a Sanremo, e Lei Verrà che va a Sanremo. No, io voglio cantare questo brano perché questa è una canzone fortissima. Io stavo vicino a loro e facevo: mamma, però Lei Verrà è forte. Cioè, io cercavi stavo insomma, sai, il mio ruolo è sempre certo. Quello di... A un certo punto Mara: non si può dire qui, però no. Insomma, no. Vabbè, alza un po' la voce, perde il lume. Perde il lume. Va bene, è una signora. Prende sempre la scrivania, se alza un piede, butta la scrivania addosso a lui, a me, oggi al fratello, tutti per terra e lei in piedi. Cioè, questa era Mara. Ed è stata la grande fortuna di Pino. Ma scusate, ha vinto lei Dio, i talenti, e ha vinto Pino. Hanno vinto entrambi, nel vero. Lei Verrà è stata la scelta giusta, insomma. E dall'insera, quindi questo ci fa capire come poi anche questi grandi personaggi debbano certo. Essere guidati, accompagnati. Ce lo vogliamo sentire un altro po'? Mamma mia. E allora vi portiamo nella mia città e Mediterraneo, eh? Guardate, guardate, gustate. Quanto era bello, perché aveva anche questa bellezza estetica mediterranea. Eppure, Elio, poiché questo è uno spazio in cui noi non ci nascondiamo niente, quando vieni qui ci piace anche raccontare, ma perché insomma certe fortune non arrivano a caso. Pino ha dovuto faticare, perché poi ha dovuto faticare anche ad imporre almeno il suo primo look, il suo primo modo di essere. Sì, e quello è stato il problema principale, è proprio il look. Questo look d'avanguardia, ma stiamo parlando degli anni Ottanta, ma chi è che andava in giro così? Solo Renato. Usato, però non ha vinto. Lo aveva sostenuto anche, vero, Renato Zero? Sì, hanno una grande simpatia, amicizia, come no? Ma Pino è stato sostenuto da tutto l'ambiente della musica. Cioè, allora, tra i miei colleghi romani, purtroppo dico romani,
perché eravamo un gruppo di amici discografici, no? Ognuno aveva un artista da promuovere, certo, in quel periodo. Io c'avevo Mango, un altro c'aveva Zuccolo, quell'altro c'aveva... Ricordiamo che tu avevi contemporaneamente Martini, Mango, sì, Minghi, sì, Mieta, sì, questo sì, lo posso tutto, dire. Tutto, perché noi tutti poi un po' alla volta li tireremo tutti fuori, sì, ma è anche giusto, no, che sia, no, così, l'abbiamo già fatto. Io c'avevo Comunque Pino era sostenuto da tutti perché era amato da questa bellissima, vabbè, fotografia. Eccoli. L'M&M. Quindi vigeva questa regola fra colleghi: si andava dall'organizzatore del Festival di Sanremo o dall'organizzatore del Festival Bar, ognuno di noi entrava e diceva: ah, buongiorno, come è andato? Ha sentito il pezzo che portava Danilo, quello di Zucchero? Capite? La solidarietà. Ma perché c'è un pezzo? Grande. Poi arrivava con l'altro, cioè, ha sentito Mango? Mi davate una Cipri, è venuto con Mango, perché c'ha. E ti trovi tutti al festival. Io ho una cosa che vorrei non si dimenticasse, che parliamo di un artista che ha avuto 7 dischi d'oro, Pino Mango, 18 dischi di platino, e non come adesso che credo si siano abbassati i numeri, cioè per avere un disco d'oro devi vendere meno copie. Allora erano... Beh, allora erano 1.500.000. Attenzione, bravo, erano cifre da mettere veramente, insomma, da mettere da veramente il freddo addosso. Senti Pino, testa dura, abbiamo detto, un uomo perfettamente consapevole della propria bravura, uno che aveva mollato l'università per diventare artista, ma che poi a un certo punto dice: io in questo mondo mi riconosco poco, se necessario mi rimetto a studiare. È un uomo anche di gran cuore. Noi abbiamo avuto ospite qui l'anno scorso, se non mi sbaglio, forse un paio di stagioni fa, Laura Valente e la moglie. E devo dire che poiché so che Lauretta, che è diventata poi una voce, una testa bellissima di Radio in Blu, io so che ci sta guardando, ma è vero che tu hai fatto, li hai messi in contatto, tu li hai fatti conoscere. Dunque, Laura tu. Era una mia artista, anche lei cantava, quindi era un'artista della Fonit, quindi è stato un caso, cioè lei è capitata a Milano un giorno dove c'era anche Pino. Quindi io abitualmente uscivamo la sera con gli artisti, andavamo tutti a cena, e quella sera Cupido. C'era Pino, c'era Armando, il fratello, c'erano i miei ragazzi, chiamiamoli ragazzi, insomma, gli uomini della promozione, c'era Laura, c'erano altre persone a cena, si sono incontrati, conosciuti, ma credo che sia stato un colpo di fulmine. Si sono riconosciuti subito, credo che sia stato boom! Bellissimo. Io adesso voglio sapere se è davvero. Intanto guardate questa immagine meravigliosa. Buongiorno Lauretta. Lucia, buongiorno. Ciao, Laura. Ciao a tutti. Laura. Senti, ciao, Laura, me lo racconti? Elio, ma quanto sei Elio, ma quanto sei bugiardo? Ah. Ma te l'ho raccontato. Come lo? Ma dai. Dai, no, Lauretta. Ma l'avevi già adocchiato Pino Mango, te? Ma sì, oh, ma fammi... No, no, queste parole, adocchiato è una brutta parola, no. Allora, riconosciuti, io ho detto riconosciuti. Intanto non ero a Milano, ma io vivevo a Milano, per cui un giorno... Ma stavamo al ristorante insieme? Però stavate al ristorante insieme? Ma dopo. Ah, ancora? Sì, ma dopo, allora, io Pino l'ho conosciuto... Pino l'ho conosciuto in studio mentre stava registrando Oro. Mi ricordo perfettamente quel giorno che andai, che Alberto Salerno mi invitò in studio al Mulino, in via Palmanova, figurati. Io sono entrata e lui stava registrando Oro. E ci siamo conosciuti. In realtà non è stato un colpo di fulmine, io sono rimasta fulminata invece dalla sua voce, dal suo eccezionale talento, da questa canzone meravigliosa che stava registrando. Poi Eliuccio, sicuramente ci siamo visti qualche sera dopo in queste notti. Quindi l'incontro al ristorante. L'incontro al ristorante. Senti, è stato ma dopo, dopo. Io chiedo scusa per questa voce orrenda che ho stamattina, ma sono un po' influenzata. Tesoro, però ti capisco, la testa della sveglia. Ho passato una settimana d'inferno, non so come mi hanno sopportato, ti devo dire, stamattina va un po' meglio, ma insomma è stata dura anche per me, quindi ti capisco, per chi fa questo mestiere la voce è fondamentale. Senti Laura, io ho detto una cosa in apertura, e non è un modo per lanciare la clip bellissima che poi abbiamo preparato, ma... è un artista che manca quella voce. Elio è stato bravissimo nel dire, allora era una voce unica, oggi qualcuno prova ad assomigliargli, ma insomma il posto che Pino ha avuto nel panorama della musica italiana e internazionale è un posto tutto suo.
che sei... Sì, sono d'accordo. Possiamo però dirlo. Sai, Lucia, sì, la bellezza dell'arte però è che l'arte è veramente immortale, nel senso che il posto che Pino ha occupato nella musica italiana è e sarà per sempre il suo. Non so come dirti, basta sentire, nessuno. Abbiamo ascoltato prima, abbiamo ascoltato le sue canzoni, appena parte la sua voce, questa magia è lì, è tangibile, questa emozione è immutabile, capisci? Per cui la bellezza, ecco, dell'arte è che ti tiene vivo per sempre. È verissimo, Laura, Pino c'è e io non mi stancherò mai di chiederti quando vuoi venire a trovarci. Perché Pino è una gran bella persona, parlo sì, al presente. Sì, io sai che da te vengo volentieri, te vengo volentieri. Laura, anche se mi fai sempre delle domande insidiose, però io vengo volentieri. Perdonatemi se è così, ma posso dire una cosa? Questo è un posto in cui si ha la gran libertà di non rispondere. Si ha la libertà anche di chiedere scusa se le domande diventano troppo dolorose. E quindi per noi la porta per donne come te è sempre aperta, Laura Valente. Grazie. Te lo dico dal profondo del cuore. Lucia, sei bellissima. Grazie di cuore. Posso dire una cosa? Dicelo. Un'ultima cosa. Dicelo. Io vi ho seguito mentre parlavate. Ora, sicuramente Pino aveva un carattere. Non dico forte, aveva un carattere. Quando una persona ha un carattere si dice che ha un carattere brutto. In realtà ha un carattere. Però è sempre stata una persona molto sincera. E gli incontri di cui parlava Elio, in realtà non erano altro che confronti. Guai, certo. In questo lavoro, se ci si chiude e se non ci si confronta con le persone che ci stanno intorno. Laura, credo che l'abbia detto con grande affetto e tenerezza il nostro Elio Cipri. Assolutamente. Con grande, anche permettimi di dire, Laura, perché io ho il vantaggio di guardare le persone negli occhi. Per me questa posizione è imprescindibile dal lavoro che faccio. E gli occhi di Elio Cipri sanno commuoversi, sanno leggere il rimpianto per delle presenze che umanamente hanno dato e continuano a dare molto, anche perché stiamo parlando di artisti così. Ascoltiamolo di nuovo, Bella d'estate, la rondine, sentite qua. Un bacio, Laura. Ciao, Laura. Un bacio grande. Ciao, a te. Bella. Mi scriverai forse un addio o forse no, ma tu che ne sai dei sogni, nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio volo a metà, se il mio passo nel vuoto. Una voce, un piano e avete visto la chitarra in lontananza e questa intimità con il suo pubblico. Gli arrangiamenti di Pino erano avanti. Era qualcosa veramente, guardate, più lo si ascolta e più ci si rende conto. Aver detto molto bene Laura, ha detto molto bene tu. Pino sta, Pino Mango c'è. Senti Elio, questo rapporto con il pubblico, quasi come se fosse stato l'ultimo regalo. Pino scompare a dicembre del 2014, mentre si stava concedendo al suo pubblico, tra la sua gente, alla forza di chiedere scusa per un mancamento che poi gli sarebbe stato fatale. Sì. Il pubblico lo ha sempre amato, il pubblico se n'è sempre infischiato delle stagioni delle case discografiche, delle stagioni del mercato, eccetera. Beh, il pubblico, insomma, ti segue, se ti ama, quando ti segue lo sempre, ami, esattamente, il bene e il male, cioè, è sempre stato così. Qual è il più grande merito di Pino Mango, Elio? Te lo chiedo da discografico, non da amico. Vabbè, ma era una persona
molto cara, molto dolce, molto sensibile. Io mi sono trovato a parlare di lui, della mamma. Scrisse una canzone che si chiamava Mia Madre, che vi invito ad andarla ad ascoltare. E lì capite chi era Pino. Non c'è... Non mi fa parlare. Elio, tu hai un grande cuore, lo sai. Io vedo che ogni volta che ti stuzzichiamo su queste persone che fanno parte della nostra Pino, vita... Ma io ho amato Pino, non... Siamo stati veramente amici, veramente legati. Gente. Poi purtroppo la vita ci ha separati. Un grande rammarico non essere stato presente alla fine. Questa qui. Non c'ero. C'era l'amore di Laura, l'amore dei figli, l'amore di un pubblico che continua a dirgli grazie come faremo noi. Grazie Pino Mango, grazie Elio Cipri. Poi prossimamente altre M da tirare fuori con Elio Cipri. Grazie. E ne andiamo in pubblicità. Grazie. Grazie, grazie. Che bello che sei.